qualche minuto che siamo un pochino in difficoltà perché non ripartiamo più e dobbiamo soffrire, soprattutto quando il Barça arriva lì al limite. Probabilmente avremo bisogno di rifiatare un pochino, perché poi, non avendo contropiedisti, cioè noi, il nostro problema è quello: tu imposti una partita in difesa per fare il contropiede, ma poi non hai contropiedisti, è veramente frustrante. Rafinha, ancora c'è spazio per Sergi Roberto, gol del Barça. Dembélé, era nell'aria, e qua in orizzontale, palla perfetta, cross di Sergi Roberto, arriva Dembélé, si inserisce da dietro, porta vuota, la butta dentro, girano le scatole che ha segnato proprio Dembélé, però segna lui. 1-0 per il Barça al minuto 40. Però oggettivamente ha ragione Filippo, era nell'area questo gol, cioè erano diversi minuti che il Barça stava là. Negli ultimi 10 minuti reazioni da parte dell'Inter non ce ne sono state, contropiedi neppure, quindi cosa? No, l'avevi detto. Con Tiziano diverse parate di Onana, e adesso insomma il Barcellona ha capitalizzato la mole che ha sviluppato, no? Indubbiamente, grande pressione da parte del Barcellona, e stavolta ha saputo sfruttare questa opportunità proprio sotto misura. Qui la difesa dell'Inter si è fatta cogliere impreparata proprio a ridosso del portiere Onana. No, forse è Mkhitaryan che si perde il giocatore. Mkhitaryan sì. Si perde completamente Sergi Roberto, ce l'ha alle spalle, non se ne accorge. Rafinha è bravo a dargli un pallone in orizzontale nell'inserimento, però Mkhitaryan c'era, era lì. Solo da fare sponda. Però bastava, anche Di Marco poteva evitare. Anche Di Marco poteva prendere ed evitare il cross. Però Rafinha lì è stato bravo, l'uno contro uno, è forte, veloce, tecnico, ci sta che lo salta. Però Mkhitaryan non può perdere l'uomo. Per me Mkhitaryan che sbaglia. Attenzione che l'Inter ora ci prova, riparte Mkhitaryan, tre quarti centrale, largo c'è Di Marco, Mkhitaryan prova in mezzo. Attenzione che però sbaglia anche il Barça. Lautaro, limite l'area di rigore, scivola. Poi Ciala si gira, non trova sbocchi, il Barça si chiude, peccato. Lauti, c'è bisogno di Lauti qua, Dzeko, Lautaro, anticipato, palla sporca di Dzeko per Lautaro, non facile. Ancora Mkhitaryan, prova, sbaglia un altro pallone Mkhitaryan, che ha iniziato molto bene, ma adesso sembra un pochino in difficoltà. Ora Barella anticipato da Lewandowski, addirittura in zona difensiva, può ripartire il Barcellona, siamo un po' scoperti. Lancio lungo a cercare Rafinha, sbaglia tutto Lewandowski, parla un altro. 42 di gioco, ne mancano 3 alla fine. Allora, pensa che avrei messo su Mkhitaryan, ma non posso più farlo. Dzeko, comunque l'attaccante più pericoloso dell'Inter, prende una traversa che poteva essere gol. L'Inter fa la partita che deve fare, quindi le occasioni non è che ce ne sono 2000, però insomma lui è stato bravo su quell'occasione lì, anche un po' sfortunato, però 6,5. Mi è piaciuto Dumfries, comunque sulla fascia destra il Barcellona non ha dato fastidio. Il gol arriva sulla fascia destra nostra, cioè sulla fascia sinistra d'attacco del Barcellona, non ha dato fastidio. Il gol è arrivato dall'altra parte, dove Di Marco è un pochino più in difficoltà, però Dumfries ha avuto anche una buona occasione in contropiede, 6. E trovare il terzo non è facile. Potrei mettere... Ma guarda, sai che sono in grande difficoltà. Un difensore. Skriniar, per come ha tenuto Lewandowski? Beh, in realtà lo tiene via De Vrij. De Vrij, scusami, sì. De Vrij lo ha perso una volta, Lewandowski, però ha fatto tutta la partita a tenerlo a uomo ovunque. Sì, 6 De Vrij, ci sta. E per quanto riguarda i down, Lautaro, anche oggi non pervenuto. E cominciano a essere tante partite, perché non è questione solo del gol. Il gol può capitare, un attaccante che non segna per un periodo, va bene. È proprio il fatto che non lo vedi, sì, non lo vedi non partecipe. 5 Lautaro. Mkhitaryan ha giocato una buona partita, ma l'episodio decisivo è colpa sua. E quindi 5,5 Mkhitaryan che si perde. Tra l'altro ce l'aveva di fianco, lo sapeva, e non è andato. Quindi proprio una roba di sufficienza quella di Mkhitaryan, che però costa lo svantaggio. Quindi 5,5 Mkhitaryan. E poi il terzo, sono indeciso tra Barella e Di Marco, ma metto Barella. Non perché abbia fatto cose particolarmente negative, però da lui io mi aspetto di più. Che lui, poverino, il suo lo fa, comunque corre, va, recupera, prova a ripartire, da una bella palla a Dumfries in ripartenza. Si lamenta, protesta, chiede sempre. Barella è uno che chiede sempre qualcosa di sì, più. Sì, però oggi no, dai, oggi tranquillo, però no, mi aspetto di più. Sta vivendo...
Lancio di Busquets a cercare proprio Lewandowski, che salta di testa, riesce a prendere il pallone Piqué, colpo di tacco, intanto va a terra Skriniar, che deve aver ricevuto un colpo in testa, non credo sia niente di grave, si rialza Skriniar, Onana la palla, Skriniar dice qualcosina di molto carino a qualcuno. Diciamo che il labiale, le parole in italiano le hanno imparate, diciamo. Mkhitaryan rischiando si inventa un bel pallone per Çalhanoğlu, non riusciamo a approfittarne, arrivano sempre prima loro, ma c'è un fallo su Dzeko a metà campo, calcio di punizione per l'Inter, minuto 50, inquadrato il simpaticissimo Xavi, qui Busquets, anzi no, Garcia che va a anticipare Dzeko, ma era solo trattenuto il bosniaco, palla alta sulla sinistra di Marco contro Sergio Roberto, ancora una volta il Barcellona vince un contrasto, poi Rafinha qua esagera nel preziosismo, aveva addirittura tagliato fuori Di Marco con una finta di corpo, ha voluto farne una in più ed è tornato da solo su Di Marco che si era fermato, regalandogli virtualmente il pallone. Ora Bastoni prova questo lancio, a cercare Barella! Nicolò! Barella! Nicolò! Barella! Nicolò! Barella! 1-1, lancio perfetto di Bastoni, taglio in area di Barella, se lo dimenticano i giocatori del Barcellona! Barella stoppa il pallone col destro, se lo porta sul sinistro, mezza girata sopra la traversa, tocca Ter Stegen ma non trattiene, 1-1, Nicolino Barella, rivediamo, lancio di Basto, nettamente in gioco Barella, Piqué perde tutto e dice addirittura non c'è nessuno, invece Barella stoppa con la coscia e segna col sinistro, 1-1, dai ragazzi, dai! Piqué, è un bolaccio questo, Piqué ragazzi, devo imbarazzante. Dire, Piqué fa una roba che ragazzi manco in terza categoria. Piqué praticamente si addormenta esattamente come aveva fatto Mkhitaryan prima e alla fine segnano loro e segniamo noi. Va cioè bene, prima così. Lo tiene in gioco e poi dice tranquilli perché dietro non c'è nessuno, invece Barella è già andato in posizione perfettamente regolare, gol preziosissimo e pari dell'Inter nel momento forse di maggiore difficoltà a cavallo tra i due tempi, il Barcellona sembrava aver preso campo e invece così non è, l'Inter punisce un Barcellona presuntuoso e disattento e adesso Bravo. C'è ancora il break. No ma Lautaro dai su, fallo di Dumfries che segue a tutto campo Dembélé, poi commette fallo, calcio di punizione, Lautaro che è lì che passa in zona, prende la palla, la butta lontano e si prende il cartellino giallo. Un golasso autentico. Sai che se l'è preso Lautaro o Dumfries il giallo? No, Lautaro perché ha battuto via il pallone, almeno io ho visto così, poi non so. A me sembra che il giallo sia stato dato a Lautaro perché ha sbattuto via la palla. A gioco fermo. Attenzione ora Dembélé, attenzione al Barça, Lewandowski! Sulla sponda di testa di Pedri, prova il destro, la botta di destro al volo. La alta e larga, qua se l'era un po' dimenticato Lewandowski, De Vrij, taglia bene Pedri, pallone all'indietro, Lewandowski è tutto solo, non è facile questo caspita, colpo per Lewandowski, tutt'altro. Ma lui è un campione, quindi da lì è abituato a fare anche gol, la prende anche abbastanza bene la palla, che però si allarga, per fortuna nostra. Beh Danilo, bravissimo Barella mi pare, no? Sì, prima l'ho criticato perché... Non mi pare che qualcuno può... Scusa Francesco, Dumfries alla destra, può dare in mezzo a Lautaro! La passa al portiere. Da qualche tempo sembrava un po' sprofondato, un po' rannicchiato in se stesso, eccetera, eccetera. Stasera sta giocando una buona partita, un grande gol, lui i colpi ce li ha. Lewandowski in area di rigore dalla sinistra, cross in mezzo, Onana, senza problemi. Ragazzi. Adesso squadre lunghe, un po' perché il Barcellona deve cercare di vincere, ma inevitabilmente lascia ampi spazi in difesa. L'Inter deve assolutamente provare ad approfittarne perché la difesa del Barcellona è decisamente perforabile. Poco fa Dumfries ha avuto un'occasione clamorosa sulla fascia destra, entra in area di rigore tutto solo, non si fida del tiro, vede a rimorchio Lautaro, prova a dargli la palla all'indietro. Però ottima la chiusura di Marcos Alonso in spaccata. Ora Ciala, apertura per Lautaro, di testa. Lautaro, salta l'uomo! Palo gol! Lautaro Martinez! È il toro! 1-2! Lautaro Martinez! Sventagliata di Ciala! Stop di Lautaro, che salta l'uomo! Tiro sul primo palo! Palo interno, detto esce! E invece entra! 2-1!
il toro, Lautaro Martinez. Dai ragazzi, dai. 2-1. Dai ragazzi, su, è il toro. Ci ha sentito criticarlo, ecco la risposta. Sì, sì, bravo, bravo, giusto così. Mi deve rispondere così, deve farne un altro anche. Doppio palo, palo di destra, palo di sinistra e gol di Lautaro Martinez che gran torna. Gol. Che torna il gol dopo un mese rotti, aveva segnato credo il 30 di agosto contro la Cremonese e questo è un gol prezioso, è seconda volta che segna al Camp Nou, molto bello lo stop, la preparazione e il gol per il vantaggio dell'Inter e adesso cambia tutto. I gol col doppio palo sono fascinosi, palo di qua e palo di là, sì, sì, è vero. C'è un VAR, credo. C'è un VAR perché? Sì, non so, perché forse per un fuorigioco o forse era la sostituzione di Rafinha. Fammi sentire. Entra De Jong. No, gol. Il gol è buono. Sì, no, è buono. Sì, il gioco era fermo per il cambio probabilmente del vantaggio Barça. Inter preziosissimo, perché a questo punto davvero in chiave qualificazione sarebbe fondamentale, considerando che il Bayern invece sta vincendo 4-1 a Pilsen contro il Victoria. Lauti, c'è spazio per andare Dzeko, servito un po' largo da Lauti, che buchi del Barça dietro, ancora Dzeko, lato corto dell'area, abbiamo un po' perso l'azione, peccato, poi Di Marco per Lautaro, oh, poteva dargli la palla spizzata, invece la colpisce troppo piena, non riesce a entrare Di Marco in area, ma Inter ancora in avanti con Mkhitaryan che allarga per Dzeko, lato corto dell'area di rigore, arriva il cross in mezzo, spazza la difesa del Barça, recupera l'Inter con Ciala, Barella spinto un po' alle spalle, salta due uomini, si allunga un po' il pallone, l'1-2 con Di Marco non si realizza perché sbaglia Di Marco, allora riparte il Barcellona con Lewandowski, c'è spazio per Dembélé per puntare sulla tre quarti di destra, Bastoni in velocità, attenzione Bastoni lo chiude alla grande, gli ruba palla, vediamo se riusciamo a ripartire, Ciala, tre quarti di difesa, il Barça è molto alto, Ciala si arrischia in un doppio controllo, Lewandowski era lì, poi Onana, tocco per Skriniar, attenzione lì ragazzi, mamma mia che rischio inutile, Skriniar però riesce a stare sulla destra a Barella che va a cercare Dumfries, i due non si capiscono, poi l'Inter guadagna in qualche modo un fallo laterale e tiene il pallone, 66 di gioco, giochichiamo un po' di meno in quelle zone di campo perché sono pericolose. Maro, Ansu Fati è entrato al posto di Rafinha, lo abbiamo detto. E anche Busquets è uscito, è entrato De Jong, quindi questi due cambi del Barcellona. Mentre invece nell'Inter sta per entrare Darmian, esce Di Marco, stremato. Sì. Quindi adesso stavo dando un'occhiata alla classifica, perché non l'avevo vista da nessuna parte, ma in caso di vittoria dell'Inter è qualificata. Sì. È fatta, no? Se l'Inter vince è qualificata. Sì. No, infatti lascia 6 punti il Barcellona, a prescindere da quello che farà poi nelle ultime due partite, l'Inter avrebbe il doppio vantaggio nello scontro diretto, per cui sarebbe aritmetico il passaggio agli ottavi di finale. Ovviamente mancano 25 minuti, quindi ci sarà ovviamente da soffrire, ma magari questo Barcellona è, Mariana, così un po' arrogantello anche nell'atteggiamento, mi pare. Sì, arrogantello sicuramente, però sta anche diventando una partita non tanto tattica, ma fisica. Perché effettivamente ci sono tanti duelli. Quello che manca, per ricollegarmi a quello che diceva Filippo, effettivamente è la velocità, ed è quello che secondo me caratterizza e differenzia il calcio italiano dal calcio estero, perché effettivamente recuperi ce ne sono ben pochi. L'unico, per fare un nome nel campionato italiano, secondo me è Leao, che riesce a fare dei recuperi con degli stacchi di 3 metri, però tralasciando lui anche nell'Inter ce ne sono ben pochi, o meglio finora non ci sono stati tanti errori. Gavi, limite dell'area di rigore, va a cercare De Jong, largo per Xabi, per Marcos Alonso, ancora Ansu Fati, finta di destro, seguito da Skriniar, va a cercare ancora Gavi, anzi è Pedri, largo sulla sinistra per Xabi Alonso, Marcos Alonso, mette in mezzo, mette fuori Dumfries, ancora Marcos Alonso, Pedri si accentra, va a cercare l'orizzontale Dembélé, finta al destro, palla sul sinistro, poi il destro e la parata di Onana, tiro centrale. 68 di gioco, mamma mia che lunga sta partita. Rivediamo Dembélé, destro, sinistro, destro, il tiro e la parata di Onana, tiro centrale. 68 di gioco, Inter in possesso, lancio lungo a cercare Dzeko che stoppa di petto, va giù, non c'è fallo. Allora riparte il Barça, ancora con De Jong, guadagna la tre quarti centrale, prova a verticalizzare per Pedri che vince un rimpallo fortunoso, Pedri poi bravissimo.
Skriniar, anzi De Vrij in fase difensiva, però ancora Barça in possesso. Ansu Fati, tre quarti di sinistra, tocco corto, chiede l'1-2 a Gavi. Gavi tiene il pallone, poi va a servire De Jong, siamo un po' bassi. Ancora Dembélé, chiede l'1-2 a De Jong. Dembélé porta avanti il pallone, serie di finte, palla sul destro, poi allarga sul lato corto destro dell'area di rigore, arriva il cross in mezzo, Dumfries salta, ma c'è l'anticipo di Ansu Fati. La palla arriva tranquilla tra le braccia di Onana, poi va a terra Dumfries che prende un colpo in testa in uno scontro con... lo stesso Ansu Fati, alla peggio l'olandese nero-azzurro che rimane a terra, mani sulla testa. Meritato il vantaggio dell'Inter, Tiziano? Sì, meritato. Che meritato, meritato, ed è frutto del dominio di cui, ah beh, di cui certo, sopra. In quel momento, in questo momento sì, Barcellona che ha avuto le sue occasioni, no Claudio, non le ha sfruttate, l'Inter sì, però, dietro si lascia veramente dei varchi enormi e quindi giustamente adesso loro sono in vantaggio, anzi secondo me potrebbero avere anche un gol in più, perché guarda che poi ogni qualvolta recuperano palla e vanno di là, il Barcellona è in seria difficoltà, ma pesante, dal punto di vista difensivo, sì, sì. Prima dicevamo la distanza dal calcio italiano e quello spagnolo, dal punto di vista difensivo zero, anzi. Diamo insieme 3,5 più recupero alla fine di Barcellona-Inter, 2-2 risultato, altri cambi nell'Inter, Filippo? Sì, sono entrati Acerbi e Aslani, sono usciti Barella e Bastoni. Ora mancano 3 minuti alla fine della partita, o meglio dei 90 minuti regolamentari, poi recupero. Lancio lungo a scavalcare il centrocampo dell'Inter, spizza di testa Bellanova, palla che finisce in fallo laterale, zona difensiva di sinistra. Si incarica della battuta Balde che va a cercare De Jong, colpo di tacco su pressing di Bellanova, lancio dall'altra parte di Balde, palla molto alta, De Vrij non riesce ad arrivare su Lewandowski, e la palla allora è ancora del Barça, Dumfries va a cercare la chiusura su Ferran Torres, poi c'è la chiusura di Skriniar, palla in fallo laterale a favore del Barça, zona offensiva di sinistra, Ansu Fati di tacco a cercare Pedri, poi si butta nello spazio Ansu Fati che si sbaglia tutto, recupera Skriniar che spazza lungo, ma lì non ci può arrivare assolutamente Lautaro, palla che finisce a Ter Stegen. Ragazzi, c'erano tutte e due le panchine in piedi, sì, nervosissimi tutte, sì, e sì, due. Palla per De Jong, aia, attenzione, sì, attenzione, attenzione, Garcia allarga, Dembélé punta Darmian, arriva al cross col sinistro, Onana in presa alta. 88 di gioco, stiamo per entrare nell'89esimo, lancio lungo di Onana a cercare lo scatto di Lautaro che semmai è fuori gioco, prende palla Lautaro, non alza la bandierina all'arbitro, Lautaro trova Gosens, Gosens! Fuori gioco, Gosens! Gosens! Robin Gosens! Robin Gosens! Vediamo se è buono, vediamo se è buono, intanto si esulta, Robin Gosens al minuto 89, Robin Gosens, lancio di Onana a cercare Lautaro che dalla destra è tutto solo nella metà campo del Barça, vede arrivare sul secondo palo Gosens, gli dà un pallone perfetto, Gosens è da solo, davanti a Ter Stegen, apre il piattone sinistro, lo batte sul suo palo, dall'altra parte insomma il palo che volete, 3-2 dell'Inter, Robin Gosens. Robin Gosens, ho ancora paura, aspettiamo un attimo, ho ancora paura, qua per ora mi dicono che è 3-2, qui si esulta, vediamo un po', il lancio di Onana. È partito dietro a metà campo. Buono, 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 buono! Dai ragazzi, 3-2, Robin Gosens, si sblocca proprio col Barcellona, ma che palla gli ha dato Lautaro ragazzi, che palla che gli ha dato Lautaro. E poi Gosens è bravissimo comunque, non era mica facile, col sinistro in corsa, sull'uscita del portiere, bravi, 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 bravi! 89, 3-2 Inter, Robin Gosens. Dai. Nuovo vantaggio dell'Inter, a un minuto dalla fine, gol di Gosens, gol assolutamente buonissimo, buonissimo. Attenzione che il Barça è già di là, De Jong, cross in mezzo, Skriniar di testa mette fuori, e sì, all'indietro. Ancora Barça con Piqué, Piqué non si fida sul pressing di Lautaro, palla all'indietro per Ter Stegen. Aspettiamo di vedere il recupero. 6! Vabbè, no, ragazzi, 6 minuti di recupero. 8 all'andata, 6 adesso. 6 minuti di recupero. De Jong. Ancora per Pedri. Dembélé
stoppa il pallone, Dembélé, limite dell'area, va a cercare ancora Pedri, largo per De Jong. De Jong, c'è spazio sulla sinistra per Balde, arriva il cross sul secondo palo, De Jong di testa, scusate De Jong, Gosens di testa, prolunga, poi che sì, all'indietro per Pedri, ancora Pedri, lato corto dell'area di rigore, punta Mkhitaryan, serie di finte, chiede l'1-2, arriva l'1-2, poi che sì, non si capisce con Pedri, ma tiene lo stesso il possesso il Barça, arriva al cross, Acerbi fuori, poi Gosens anche fuori, ma ancora palla per il Barça, che sì, in area di rigore dalla destra, c'è Gosens davanti, che sì, va a cercare, mi è stato dato il segnale ragazzi, non vedo niente. Adesso te lo ripristiniamo al volo. Attenzione, ancora, Barcellona in possesso, tre quarti centrale, De Jong va a cercare sulla destra, è tornato, il cross in mezzo, il colpo di testa, gol del Barça. Pazzesco. Pazzesco. Buttata via proprio, eh? Gol del Barça. Se finisce così, buttata via. Segnato Piqué? Non lo so, vedo che inquadrano o Lewandowski Piqué. O Piqué, hanno inquadrato prima uno e poi l'altro, non so dirti. È incredibile. Per la serie regali di Natale. Sul secondo palo. Lewandowski. Quello l'ha saltato, non c'era nessuno vicino. Gol, 3-3. Abbiamo veramente... Non c'era, ma ha fatto finta di opporsi. Difesa che... 3-3, d'accordo. Rispetto al doppio vantaggio è sicuramente una beffa, però è un risultato che al momento resta comunque favorevole all'Inter nel computo dei 180 minuti, non dimentichiamo. Novantesimo, la tensione non deve calare. Acerbi, lancio lungo, Dumfries di testa, mette fuori Piqué, poi Pedri contro Aslani, ancora Mkhitaryan, va a cercare Dumfries, fuori gioco dell'olandese, calcio di punizione per il Barcellona. Piqué. 4 alla fine, qualcosa di meno. De Jong. Okay. Ancora palla per il Barça. Eric. Dembélé. Ancora Eric. Palla sulla destra per Kessi. Ancora Garcia. De Jong, subito per Pedri, tre quarti di sinistra. Palla larga per Balde, va a chiudere Bellanova. Bravo Bellanova, in scivolata, recupera anche il pallone, non fa fallo. Rimane a terra il giocatore Barça, buttala fuori Bellanova. Ma non facciamo ste stupidate. Bah ragazzi, io non lo so veramente, c'è il giocatore del Barça a terra, buttala fuori. Attenzione Ansu Fati, tiro sulla schiena di Skriniar. Delle ingenuità. Che sì, si vede che manca l'esperienza, che sì. Cioè Bellanova qua vede il giocatore del Barça, la butti fuori, guadagni secondi. De Jong, e ancora. Ma santo il cielo, in mezzo Nana, ragazzi va, è possibile però. 3-3, 3 minuti e 30 secondi, 2 minuti e mezzo al termine, rimessa per l'Inter, anzi sì, no, palla Onana, lancio lungo a scavalcare il centrocampo, palla alta, colpo di testa all'indietro, palla per Ter Stegen. Ancora Barcellona in possesso. Bravo a rubare palla. Non so chi. Attenzione. Lautaro, no? Chi è? Lautaro. Lautaro. La palla. Dagliela. Non puoi sbagliare sto gol. Ma non puoi sbagliare sto gol. Ma non puoi sbagliare sto gol. Ma no, Aslani. No. No. Ma poi bastava darla in orizzontale. C'era da solo Gosens sulla linea di porta. Ma no, parata di Ter Stegen, anzi era Mkhitaryan solo sulla linea di porta, bastava appoggiargliela gol, bastava appoggiargliela gol. 1:40 alla fine della partita, l'Inter si divora, si stradivora. Chi non ha visto, Phil, chi non ha visto non può rendersi conto di che cosa ha sbagliato quello lì. Corner per l'Inter. Parte il cross sulla neanche schiena. Neanche in eccellenza ho visto sbagliare. Recupera Darmian. Ma no, Darmian! Recuperiamo noi, recuperano loro. Serie di recuperi. Poi Gosens. Buono il recupero di Gosens sulla sinistra. Bravissimo. Va a servire Bellanova. No, no, no! Sti palloni persi! Riparte il Barça. Attenzione, Pedri. Bravissimo Mkhitaryan in chiusura che poi perde palla, poi Dumfries, fallo su Dumfries, calcio di punizione.
Calcio di punizione per l'Inter, rimane a terra Dumfries, 50 secondi alla fine della partita. Il fallo di Lewandowski o di Ansu Fati, ma chi se ne frega partita, che ha fatto fallo a questo punto, però è fallo su Dumfries. 40 secondi al termine, tanto qua rivediamo, Mkhitaryan che era scivolato, Ansu Fati cadendo, abbatte Dumfries. Aspettiamo tra i 30 secondi, l'Inter si è divorata, veramente questa si è divorata l'Inter all'ultimo minuto, Aslani solo davanti alla porta con Ter Stegen in uscita e con Mkhitaryan sulla linea di porta da servire in orizzontale, non gli dà la palla e la tira su Ter Stegen. 15 secondi al termine, poi Aslani la rimette per Bellanova che può correre, Bellanova è veloce, Bellanova per un attimo anticipa De Jong, aspettiamo solo il fischio finale dell'arbitro. Lautaro va in contrasto sulla destra, non fischia l'arbitro. È finita, va bene ragazzi, non è finita? È stato ammonito Inzaghi, ma non è finita. Ma come non è finita? Rosso Inzaghi. Perché ha dato un minuto in più? Perché? Un altro minuto, ma quanto dobbiamo giocare qua? Cosa avrebbe fatto? Ma perché un minuto in più? Perché un minuto in più? Corner. Il suddetto cosa avrebbe fatto? Fino? Non lo so, ho protestato, ma voglio capire perché ha dato un minuto in più. Ci ha dato 6 minuti di recupero. Un minuto in più. Se vogliamo giocare fino a domani mattina? Corner per l'Inter. Bandierina di destra. 15 secondi al 7° minuto di recupero. Barça che difende. Inter davanti, Bellanova ne salta un paio. Poi cross, il colpo di testa di Gosens che è ispiratissimo e ora sì che finisce la partita. 3-3 tra Barcellona e Inter, una partita assolutamente spettacolare. Il risultato ai fini del girone ci va benissimo, ma se pensiamo a come è andata la partita, al fatto che siamo andati a 3-2 al 90esimo e al fatto che al 94esimo abbiamo avuto un'occasione colossale, facile per vincere 4-3, un po' di amaro in bocca qua rimane. Però bravi ragazzi, dai, bravi. Assolutamente legittimo quello che dice Filippo. Nel computo totale del girone, eccolo qui, in questo caso l'Inter ha messo veramente un bel mattoncino, ma di quelli pesanti per la qualificazione agli ottavi, perché basta battere il Viktoria Plzen tra 2 settimane a San Siro e la qualificazione diventa aritmetica. Lo scoglio era il Barcellona, l'andata e ritorno col Barcellona. Vittoria San Siro, pareggio a Barcellona. Se il Barcellona perde col Bayern, noi possiamo fare qualsiasi risultato. Se il Barcellona perde col Bayern pure, però diciamo adesso l'Inter ha molto nelle proprie mani, insomma, il destino europeo. Il Barça, non dico che abbia un piede fuori, ma quasi, insomma, adesso nello scontro diretto l'Inter è avanti, quindi comunque il Barcellona deve sperare veramente in un arachiri dell'Inter che, vista stasera, poteva addirittura vincere, è andata avanti 2-1, è andata avanti 3-2, cioè poteva veramente far male a questo Barcellona, che alla fine l'ha rimediata, sì, però poi, come abbiamo visto anche dalla nostra grafica, ha pareggiato, sì, ma insomma alla fine della classifica serve a poco. È il Barcellona, per rischiare di vincere la partita rischia seriamente di perdere. Normale anche questo atteggiamento loro, perché non comunque è vero, non è vero, ci sono anche altri modi, potresti Frank magari sul pensare 3-2. No, puoi pensare anche a una partita da vincere visto che dura 96-97 minuti con più criterio e magari provare a vincerla con un gol di scarto, invece così, vabbè, hanno rischiato di vincerla, ma hanno molto più rischiato di perderla, quindi. Frank, sul 3-2 mi sono tenuto per me la frasona che conosci anche te, penso sì, anzi sicuramente nello sport la cosa più importante non è la vittoria, è tutto. Assolutamente sì, questo intanto è il tabellino di una partita folle, rocambolesca, bella, intensa, con 11 tiri in porta e 9 fuori da parte del Barcellona, ma l'Inter ha risposto con 7 tiri in porta e 3 fuori, partita comunque di quelle toste, con 27 falli complessivamente fischiati, una ammonizione per il Barça, 3 dell'Inter, l'espulsione di Inzaghi alla fine... Capisco l'amarezza di Filippo, perché quella palla di Aslani veramente amarezza per due motivi. Però, uno, perché segni il gol del 3-2 al 90esimo, quindi lì segni il gol del 3-2, certo, poi dai 6 minuti di recupero, però alla fine lo prendi al secondo, no? Certo. Secondo minuto di recupero prendi già il 3 pari e un po' ti girano le scatole.
Poi comunque sai che dal tre pari in poi sono 4 minuti che poi diventano pure 5 in cui devi soffrire, hai quell'occasione, perché quella non è un'occasione normale, quello è un gol a porta vuota. Cioè Aslani può fare due cose, o segnare dalla posizione in cui è lui ma si allunga la palla, oppure quando riceve palla da Lautaro vedere tranquillamente Mkhitaryan libero, ricevo da Lautaro, tocco di prima orizzontale, tocco di prima di Mkhitaryan, gol del 4-3. Era 2 contro 0. Il termine era giusto è inconcepibile. Però, guarda, però io risultato io una roba a cui peggio di avrei questa, firmato all'inizio. Una roba peggio di questa, mi ricordo solo un Italia-Svezia e mi pare il signor Pierino Prati a porta completamente spalancata, a un metro dalla riga, a un metro dalla riga col portiere fuori, solo lui e la porta l'ha buttata alta. No, ma qui peggio di così, peggio di così solo questo gol che mi è rimasto in testa da 25-30. Allora, vabbè, Lautaro nel secondo tempo dopo il gol si è trasformato, comunque ha fatto il gol del 2-1, un grandissimo gol, e poi ha dato l'assist incredibile a Gosens per il 3-2. Quindi Lautaro 7, siamo passati da una partita anonima a una partita in cui è risultato decisivo con un gol e un assist nell'ultima mezz'ora. Tra l'altro il gol è molto bello, molto difficile, ma l'assist che dà Gosens è una perla, secondo me. Quindi Lautaro 7, 7 e mezzo, possiamo fare anche 7 e mezzo, non stiamo a essere qua a fare i tirchi. Un altro che mi è piaciuto tantissimo è Mkhitaryan. Mkhitaryan ha giocato una grandissima partita in copertura, anche in ripartenza, e mi riesce difficile non dargli 7, anche se poi non ha fatto gol, eccetera, però secondo me ha giocato una grande partita. E un altro che ha fatto, allora è strano perché non sto mettendo su quelli che hanno fatto gol, cioè Barella ha fatto gol, Gosens ha fatto gol, però io sono indeciso poi tra Çalhanoğlu, che in mezzo al campo è stato un gigante, o Onana, perché Onana ha dato quel pallone clamoroso a Lautaro, praticamente ha fatto un assist a Lautaro, poi Lautaro bravo per Gosens, bravissimo, ma il rilancio che Onana fa al volo, cioè prende la palla e rilancia sui piedi di Lautaro, è uno spettacolo. Poi ha fatto anche un paio di parate importanti, un paio di uscite decisive, sui gol non ha colpa, quindi se devo dare scegliere, scelgo Onana e gli do 7, perché praticamente è quello che inventa il gol del 3-2. Quindi Onana, avrei potuto mettere su Çalhanoğlu, avrei potuto mettere su Skriniar, avrei potuto mettere su anche Barella che ha fatto gol. Quindi Mkhitaryan, scusami, voto Mkhitaryan. Mkhitaryan 7 e Onana 7. E Onana 7. Ok. Scusami. Direi che giù non lo so, forse un po' di Marco, che però ha coperto bene anche lui, cioè è difficile non dargli 6. Fatemi pensare ai gol del Barcellona. Aslani che è Aslani, sì, quella roba lì finale pesa, eh. Aslani, sì, Aslani 5, sì. Perché quella palla lì doveva sfruttarla meglio. Ti stavo dicendo, e poi basta, va bene. Ti stavo dicendo, forse ti sei dimenticato di mettere giù qualcuno tra i quali numero 1 il signor Aslani. No, giù ho messo Aslani. E qui no, ti stavo intervenendo sulle tue, pensavo che ti fossi no, mi ero dimenticato e voi mi avete detto come mi ero distratto io. No, no, non si può, no, ma non si può. Aslani, allora, 5. Poi dopo 5. Ce la caviamo dicendo, ma il calcio è questo, il calcio è questo. Però sì, Danilo, il tuo tanto bistrattato Simone Inzaghi intanto è andato a farsi la sua partita, ha messo in difficoltà il Barcellona, stava quasi per fare il colpaccio di quelli vittoria, partita, incontro, perché poi vincendo chiudevi anche il discorso qualificazione buttandoli fuori a casa loro, cioè... Sarebbe stato bello, avrei voluto vedere la faccia di Dembélé. Purtroppo non ho avuto questa soddisfazione, peggio, perché non me l'hanno inquadrato. Peggio Dembélé o Xavi? No, Dembélé doveva essere espulso al 70esimo, lo abbiamo visto in campo, sì, tutta sì, la partita. Peccato che non mi hanno inquadrato Dembélé a fine partita, perché avrei voluto vederlo la faccia di Dembélé. Però sembrava che chissà cosa avrebbe dovuto succedere al Camp Nou. Guerra, guerriglia, non vogliamo questi con la maglia dell'Inter, col cappello dell'Inter, le bandiere, eccetera, eccetera. Noi da qui non abbiamo potuto cogliere l'ambiente, il clima della serata, vero, allo stadio, eccetera, eccetera. Però non mi pare che i tifosi dice sarà il nostro... Beh, una frase che
che ce la portiamo da, da 50 anni. Sul, però Dani, il nostro credo pubblico che sul 2-2 sarà il dodicesimo uomo in campo. Credo che sul 2-2 l'ambientino non fosse proprio di quelli... insomma... Credo fosse abbastanza tosto. No, solo posso dire, chiudo perché questa sera veramente ho parlato anche tanto, anzi troppo. Sono contentissimo per Gosens. Sono veramente contento per primo Gosens. Primo gol nell'Inter. No, secondo perché ha segnato nel derby, Coppa Italia. Ah, in Coppa Italia, 3-0. Sì, hai ragione. E, non so, Gosens ha segnato solo in quello. 3-2. Che me lo ricordo bene. Anch'io me lo ricordo bene, in 3-2 in campionato. Beh, Gosens ha segnato nel 3-0, che ci fosse fare? Avesse segnato nel 3-2, avrei ricordato il 3-2. Però no, a parte gli scherzi, sono molto contento perché questo è un gol... lui ha segnato due gol, due importantissimi gol nel derby col Barcellona, ma questo è un gol in questo momento storico per lui, certo, fondamentale. Certo, assolutamente. Però sì, i tifosi dell'Inter sicuramente, al di là del fatto che... la matematica dice che siamo qualificati, buongiorno e buonasera, siamo andati a vincere in casa del Barcellona, però vinto. qualcuno la considerazione che sto non facendo io è questa, la farà sicuramente. Ragazzi, ma l'Inter sta buttando via, ma quanto sta buttando via? Ha cominciato a regalare lo scudetto a un'altra squadra. Sì, però Danilo, stasera non è una serata in cui cioè, è una serata positiva stasera. Positiva, cioè, ti resta il rammarico per non aver vinto, no, ma comunque con un pareggio hai quasi fatto fuori Barcellona. Ma io sono incontentabile da sempre. Rivedendo. Ma tu dovevi vincere. Se poi raccontiamoci per tutta la vita che l'Inter non ha vinto perché c'era un certo giocatore che non va bene neanche nell'eccellenza, probabilmente. Vincendo sarebbe stato tutto un altro scenario, o no, Frank? No. Ma sì, però nonostante tutto il pareggio mi sembra un risultatissimo. No, è ottimo. Cioè, voglio dire, è un grande risultato. Ma anche perché, ragazzi, sull'1-0 per il Barcellona. Sei quasi agli ottavi ormai. Cioè, adesso c'hai Vittoria Pilsen a San Siro. Cioè, no, va bene, ma tutto, poi sull'1-0 per il Barcellona almeno credo che la maggior parte dei tifosi interisti, me compreso, avrebbero firmato per un pareggio, no? Certo. Sull'1-0 soprattutto. Certo. Già a inizio partita avremmo firmato per un pareggio, perché comunque era un risultato importante al Camp Nou, dove non abbiamo mai fatto il risultato in tutta la storia. A maggior ragione se finisci il primo tempo 1-0 con loro che stavano prendendo campo. Certo. Poi è chiaro, la partita va in maniera diversa, fai l'1-1, poi fai pure il 2-1, poi fai il 3-2 al 90esimo, al 94esimo hai una palla sulla linea da fare 4-3, non lo fai... E un po' ti rimane l'amaro in bocca. No, ci sta, però poi io sono sicuro che quando l'emozione avrà un po' decantato, certo, poi alla fine dici: beh, tutto sommato, ragazzi, abbiamo fatto fuori quasi il Barcellona, perché adesso sei veramente a un metro dalla linea di porta, cioè come Aslani con Mkhitaryan. Sì. Adesso col Vittoria Pilsen la spingi in porta e vai agli ottavi. Sì. Cioè... Anche perché il Barcellona va a Monaco, giusto? Va a giocare a Monaco. Gioca al Camp Nou col Bayern. Sarà al Camp Nou col Bayern. Vabbè, allora è già un po' diverso. Però deve vincere col Bayern. Sì. Che lì, vediamo. Questa classifica mi pare, no, Tiziano, che dica che l'Inter ha quasi compiuto la sua missione. Sì, ormai è quasi fatta. Direi che il risultato di stasera è stato eccellente, dimostra la forza di questa squadra dell'Inter. C'è però anche l'altra faccia della medaglia, che sono i gol subiti. Certo. I gol subiti non sono, nelle 13 partite disputate, 9 in campionato e 4 in Champions, sono 19. 19 gol subiti, quindi in prospettiva questo può essere un motivo di preoccupazione. Però quello che conta stasera è aver ottenuto questo 3-3, che consente praticamente all'Inter al 99% di qualificarsi. E ha segnato per anche 22 gol, se vogliamo, certo, sempre nelle 13 partite. Separiamoci due minuti. Scusami, sono un guastafeste oggi, sto parlando di Inzaghi. Abbiamo criticato tanto Inzaghi, io anche. Però Inzaghi in 2 anni ha portato l'Inter a vincere con Liverpool ad Anfield, con il Barcellona a San Siro e intanto porta... quasi una vittoria al Camp Nou, ma comunque va a ottenere un pareggio che l'Inter nella storia non aveva mai ottenuto. E quasi per la seconda volta consecutiva agli ottavi di finale, cosa che con Conte non era successa. Senza Lukaku da tutta la stagione. Quindi, insomma,
quando bisogna criticarlo, certo, lo critichiamo, non, certo, quando bisogna fargli gli elogi, oggi non secondo me bisogna fargli. Il bilancio fargli del signor Inzaghi Simone con l'Inter è positivo, perché se la cosa mi... No, però una nota positiva secondo me questa sera sono stati anche i cambi, e il cambio di modulo fattone, durante la partita, Milano, perché comunque... Perché comunque nel corso del secondo tempo rischiava di cadere di nuovo nelle grinfie del Barcellona dal 70esimo al 75esimo. Invece con i cambi e con la reazione la squadra è ripartita alla grande. Io colui che elogerei di più in questa partita è invece proprio Nana, perché seppur con qualche sbavatura, con 11 tiri in porta da parte del Barcellona è stato molto bravo. Sì, ma ci rendiamo conto o no che l'Inter ha regalato un campionato, l'ha letteralmente regalato? Ti farei andare avanti allora, con una vita, ma una pubblicità da rispettare. Io mi fermo lì. Il signor Inzaghi ha regalato uno scudetto già vinto.